Sapete che io non preparo mai in anticipo i miei video, quindi non faccio scalette, cioè non mi preparo nulla, perché io non so mai che tipo di macchina mi capita. Come in questo caso. In questo caso mi è capitata una Yaris Cross ibrida, macchina del 2022, che ha pochissimi chilometri, ma ibrida non come le Panda, tutte quelle Fiat Mild Hybrid, ma ibrida nel senso che questa macchina parte elettrica e poi va il motore termico. È il motore 1500, il termico, da 68 kW, quindi fate il calcolo dei cavalli, non so se 90 cavalli, 92 cavalli. Cambio automatico. Io ho avuto la serie precedente di questa ibrida ed era veramente una macchina molto comoda e consumava niente. Il suo motore ibrido, quello elettrico, si ricarica con la frenata e niente ragazzi, come al solito è una macchina che non conosco, quindi andrò a scoprirla insieme a voi, andremo a frugarla e poi vi dirò perché comprarla e perché no, anche tutte le cose che non mi piacciono, con la massima sincerità e onestà. Ma andiamo a vederla dal vivo. Già vedete che è molto molto alta, è proprio un crossover, cioè totalmente diversa dalla vecchia Yaris ibrida. Ah, tutto il comparto luci che è a LED, guardate i sensori di parcheggio qua, frecce anabaglianti lì su, sono tutti a LED, i sensori qua su, questo è il radar dell'anticollisione e fa parte di tutto il sistema ADAS. Ah, anche i sensori, guardate quanti sono, cioè quanto sono alti, non li ho mai visti così alti in macchine del genere. I cerchi sono da 16 e guardate lo spazio che c'è qua ragazzi, cioè so proprio un mini fuoristrada tra virgolette. Frecce sugli specchietti, guardate, poi vi metterò tutte le specifiche nelle descrizioni del video. I sensori posteriori, che sono quelli col gommino morbido, che vi ho detto che questi durano molto, insieme alla retrocamera. Cioè una cosa che non mi piace è questa sorta di davanzalino in plastica che secondo me col tempo si cuoce come nelle Honda, va a screpolarsi, perché questo è proprio tutto plastica. Bellino l'aletoncino, lo spoilerino. E guardate qua, questo è lo spazio che ha. Non so se qua c'è un vano. Sì, ha la ruota di scorta e là una passata di cablaggi così fuori. Vedete, per me sono una cosa no buono, perché se tu vai a lavare la macchina con una vaporella e roba del genere, là vai a toccare, cioè vai a mettere dell'umidità in quei cablaggi, in quelle presette, col finire che la macchina poi ti si pianta o ti si accende qualche spia. La veletta è proprio una veletta del cane, cioè non è una capelliera questa, è proprio una cosa ridicola, è bruttissima. Guardate, con questi legacci, cioè sono degli elastici che sicuramente in un quarto d'ora si rompono, e questa è una cosa brutta per il tipo di macchina, perché a me le Toyota piacciono tantissimo. Quindi qualità costruttiva un po' di queste cose non mi piace. Anche questa plastica che sembra proprio plastica, cioè si muove tutto, una plastica dozzinale. Ma andiamo a vederla dentro. Qua c'è il tappo del carburante che sicuramente si apre. Da dove si apre? Da qua. Ecco qua, vedete, tiro questa e mi si apre il tappino. Qua si fai solo benzina, non la fai elettrica, ripeto, perché questa macchina il suo corpo batteria si carica con la frenata. La cura degli interni, cioè non mi piace tantissimo, perché queste plastiche sono rigide, vedete, e col passare del tempo queste vanno a scricchiolarsi. Nonostante questo sicuramente sia un allestimento anche curato, e deve essere anche un allestimento bello completo, perché ha varia roba, però cioè è tutta plasticona rigida. 4 vetri elettrici, apertura e chiusura, blocco vetri. Questi sono i retrovisori, che non sono abbattibili, sono fissi. Cromatorine, guardate, cioè questo già vibra in plastica, è la macchina del 2022, è nuova. E quindi
Spazio interno ce n'è abbastanza, è un 5 posti. Guardate la chiave è una chiave comfort, quindi non serve inserirla, la devi solo avere in prossimità dell'auto. Adesso fatemici sedere, voglio vedere un po'. Il volante è una delle cose che mi piace di più di questa macchina, perché è bello sportivo, sembra il volante di un'Audi sportiva, con questa... col clacson che esce fuori così, però questo mi piace, è pelle, quindi si vede che questo sicuramente durerà nel tempo, speriamo. Comunque non vi ho fatto vedere cosa c'è qua, non c'è niente, ci sono i fari automatici, l'apertura del cofano e la regolazione dei fari. Le bocchette si possono aprire e chiudere così, guardate, così le apro e le oriento e così le chiudo. Qua c'è tutta una serie di comandi come cruise control, regolatore di velocità, line assist, il radar anticollisione, comandi per rispondere al telefono e andare sul menu. Vedete che questa macchina ha 20.000 km, cioè non ne ha. Bello questo display gigante che già si muove. Guardate, queste cosettine sono scricchiolano, quindi penso che questo durante il tempo vada a scricchiolare le plastiche. Guardate, guardate come si muove, cioè è una plastica rigida però, ma mi lascia così perplesso. Questo è un po' più morbido. Vano portaoggetti che è veramente piccolo e si vedono tutti i cablaggi che ci sono dentro. E questo, guardate, questo io adesso è chiuso, però fa questo gioco che camminando sicuramente crea vibrazioni. Adesso vado ad accendere, naturalmente quando io accendo il motore termico non si sente, la macchina è già accesa, vedete? Questo è il quadro, arriva qua l'indicatore del carburante, la temperatura dell'acqua, come stavi dicendo che io devo fare il cambio olio, e quest'icona verde mi indica che la macchina è in elettrico. Ok, ha l'ADAS questa macchina, quindi ha tutti i sistemi di sicurezza che servono. Adesso l'aria condizionata è una cosa bellina così, col display così. Qua ci sono tutti gli indicatori e qua posso regolare velocità e quant'altro. Questo mi indica che posso disabilitare il passeggero. È un vano portaoggetti in plastica semplice e neanche uno qua. Qua è figo perché ci puoi mettere un cellulare, quindi tu ci metti un cellulare qua e sei a posto. Ripeto, completo, ha un bel display con una marea di roba dove posso fare quello che voglio, come nelle auto ibride elettriche di adesso, perché sono cariche di elettronica, quindi anche bello anche i colori belli, belli vivi, nonostante sia col sole in sfavorevole. Comunque ragazzi, le vette per fari e quant'altro ce li abbiamo qua. La posizione di guida, come vi ho detto, è abbastanza carina. Qua ci troviamo il cambio automatico che posso sempre bloccare e sbloccare tramite sto dentino. Queste sono le modalità di guida. Vedete? Eco, power, ecco. Questo è il sistema di stabilità e questa è la modalità, vedete? Modalità elettrica non disponibile, batteria ibrida scarica. Quindi non, cioè la posso usare fino a un certo punto perché la batteria è quasi scarica. Freno a mano è elettronico e questo è il freno a mano automatico. Piccolo porta bottiglie e bracciolino che tutto sommato serve e non serve. Lo spazio posteriore, guardate, io adesso ho il sedile portato indietro, non è tantissimo. Agli Isofix che si possono aprire e chiudere tramite questi tappini. Non so cosa sia questa placca, però non c'è la plafoniera dietro, vedete? Ci sono i poggia, cioè le maniglie per appendersi, però non ci sono plafonierine. Questo è semplicissimo. Alette parasole semplicissime. Le cinture non sono regolabili in altezza, ci sono veramente tante cose che avrebbero potuto mettere. Il volante è regolabile tramite questa leva. Fatemi vedere dietro e poi ci facciamo anche un giro, così faccio vedere il funzionamento di questa macchina. Però prima guardiamo dietro e anche il motore. Dietro sinceramente, guardate, quando la macchina cammina e si muove, questa è cross, quindi deve affrontare anche sterrato, e se mi vibra già quando chiudo lo sportello non è malaccio. Lo spazio
è quello che è, naturalmente. In 5, secondo me, non viaggi comodo. Viaggi comodo in 4, nonostante questa sia a 5 posti. Poggio a testa sono dudetti. E gli interni, guardate, sono in un materiale, è una sorta di materiale tecnico, non è il classico tessuto, eh. Andiamo le finiture, cioè cioè il suono è proprio, si sente che vibra, è proprio lamierina, non c'è pochissimo rivestimento dentro. Quando io do un colpettino alla lamiera, la lamiera vibra così. Però adesso vado ad aprire il cofano, c'è una levetta qua. È un motore 3 cilindri, guardate, il termico è un 3 cilindri. Macchina dove ci si deve mettere le mani solo se si è meccanici specializzati, perché ragazzi non c'è posto per mettere le mani. Paratia! Insonorizzante! Nonostante questa sia un 1000, cioè 1500 benzina e ibrido, quindi è anche un motore abbastanza silenzioso. Però ragazzi, guardate, cioè è tutto spinette in plastica, anche il faro è agganciato con una spina in plastica. Telaietto lo stesso, è tutto in plastica, c'è plastica ovunque, fili là non coperti, volanti così. Qua se vai a fare un po' di pulizia e la fai nel modo sbagliato, causi non pochi danni. Ma adesso andiamo a farci un giro e poi riporto questa macchina. Andiamo. Ho la macchina accesa, ma naturalmente il motore termico non si sente perché entra a una certa velocità. Mi incinturo, mi regolo. Siedi lì, ma naturalmente, come vi ho detto, spengo, accendo. La macchina fa un rapido check. Ho la batteria molto scarica, quindi adesso voglio vedere se magari parte direttamente in elettrico o parte in termico, perché sicuramente probabilmente quando la batteria è scarica a zero questa parte in termico, però adesso sono in elettrico, infatti non si sente niente. Vediamo quanto entra. Sono a 20 e lei è sempre in eco. Il volante è bello bello serio, bello rigido. Il sedile è regolabile in altezza. Ragazzi, lo spunto è, cioè spunta veramente molto veloce, non ondeggia nemmeno, pensavo imbarcasse di più essendo cross, quindi è alta. Invece si comporta abbastanza bene. Vediamo di passare da qua. Ok, lo sento quando entra in termico, però il cambio veramente è ottimo. È lineare, non si sente nulla. Naturalmente è il classico cambio della Toyota. La visibilità è buona perché la macchina è alta e quindi hai la visibilità di tutto, cioè non hai proprio impedimenti. Questa è veramente una cosa ottima. Adesso sono già in termico, sono a 40 e il motore è termico su 60. Quando vado a frenare la lancetta va in charge, vuol dire che sta caricando la batteria. Voglio provare a fare una retromarcia. Se schiaccio tutto, ragazzi, la macchina spinge. Naturalmente per essere, cioè spinge per essere una Toyota Yaris. Vado a mettere retromarcia. E adesso sono in elettrico, vedete? Si attivano i sensori e si attiva anche la retrocamera. Bella risoluzione. Cos'è questo? Be ready, ok. Sono di nuovo in elettrico, vado. Cioè, è ottima per il traffico quest'auto. Sicuramente ha un. Mi ricordo che quelle che avevamo noi avevano un serbatoio molto piccolo. Non mi ricordo esattamente adesso quanto era, però era più piccolo delle altre auto della stessa categoria. Normalmente questo è dovuto perché la macchina è un'ibrida
quindi utilizza, adesso sono in salita ed è entrato il motore termico a 20 all'ora, sono a 20 ed è entrato il motore termico nonostante ci sia un po' di carica di batteria. Comunque non, esattamente non so il sistema in cui questa macchina, cioè, utilizzi motore o termico o elettrico. Sicuramente se lei trova delle, cioè se sforza a trova un ostacolo, sforza in salita, utilizza il motore termico perché magari utilizzerebbe troppa batteria. Comunque ragazzi, vado a riportarla a posto e niente, come al solito fatemi sapere se volete più video di auto elettriche, ibride, auto nuove, o farò sempre video su come ridotta, perché quelle me ne capitano tantissime. E niente, fatemi sempre le solite domande, tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima.